cambio radicale. E noi stiamo cercando di lavorare per offrire e dare nuove opportunità ai nuovi settori, proprio per cercare di far sì che l'economia cambi un po' il trend. Cos'è che i dati che ha il dato che la preoccupa? Il dato che proprio di più è il fatto che i giovani abbiano poca voglia di fare impresa e poi che diciamo che ci siano dei settori tradizionali che continuano ad andare giù, quindi pensiamo al commercio che sta continuando a soffrire, questa è una cosa che trovo che sia preoccupante, quindi sia i giovani che quel commercio non vada avanti e quindi in qualche modo non si riesca più a trovare una forma alternativa al commercio. Piemonte tende a soffrire più di altre regioni, cosa fare secondo voi? Ma noi dobbiamo continuare a lavorare sul tema del manifatturiero, quindi spingere sul manifatturiero 4.0, digitale, tutto questo, quindi questa rivoluzione per noi è molto importante. Dobbiamo farlo anche su altri temi come possono essere sull'imprenditoria sociale. Noi crediamo molto in questi progetti perché pensiamo che di qui possa nascere una buona opportunità anche per pensare al problema del prezzo del territorio, perché meno imprese vuol dire meno prezzo del territorio. Quindi questo è il fattore che non è proprio. Cambiando argomento, Presidente.